Sta arrivando l'estate e come ogni anno nasce il solito dilemma. È un omaggio o è un'appropriazione culturale? Intanto vediamo insieme che cos'è l'appropriazione culturale e perché è stato inventato questo termine. Sappiamo tutti che il continente africano per molti anni è stato vittima di furti da parte degli occidentali bianchi nel corso dei secoli. Infatti numerose opere si trovano ancora oggi all'interno di musei qua in Europa e non sono mai stati restituiti. Le treccine e tradizione secolare africana sono dunque diventate virali in Europa e nel mondo intero. Si può dunque parlare di appropriazione per quanto riguarda le trecce? È evidente che in questa società ci sia una classe dominante e una classe dominata e che dunque tutto oggetto preso in modo improprio dalla società dominante nei confronti di quella dominata sia oggetto di polemiche. Per quanto mi riguarda, chi apprezza la cultura africana può benissimo farsi le treccine. Vi sono però alcune cose da sapere prima di farsi le treccine, proprio per evitare di portare un giudizio negativo senza realmente conoscerne la causa. Chi si fa le trecce al mare postando dei video dicendo che questa tipa mi ha tirato i capelli, fate a meno la prossima volta. Perché farsi le trecce tira i capelli, vi fa perdere un'intera giornata e addirittura alcune persone non dovrebbero neanche farsele se hanno il capello troppo liscio. Il motivo per il quale noi per esempio ce le facciamo è per toccare il meno possibile i nostri capelli al naturale, proprio perché i box braid, come questi capelli qua, si chiamano treccine protettive. Dunque hanno la funzione di avvolgere e proteggere i nostri capelli naturali, evitandoci dunque di perdere tempo al mattino. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a likeare, commentare e condividere. Ciao!